com'è questo inserimento nell'aula Giulio Cesare, nei palazzi del potere, che voi contestavate dall'esterno, ora vi trovate all'interno? Certo. Come sta andando? Siamo passati, diciamo sì, letteralmente dall'altra parte della barricata. Io poi personalmente seguivo quasi tutte le sedute dell'Assemblea Capitolina dal pubblico, quindi per me è stato proprio letteralmente andare dall'altra parte. Sicuramente è difficile perché tocchi i problemi della città quotidianamente, a qualsiasi ora, e chiaramente siamo purtroppo subissati di richieste di aiuto per risolvere i problemi, perché questa città lo diciamo sinceramente, è in una situazione tragica dal punto di vista finanziario, dal punto di vista della gestione del verde, dal punto di vista dei trasporti pubblici, appunto il buco di bilancio. È una situazione difficile e noi ce la stiamo mettendo veramente tutta. Siamo il gruppo che ha presentato più atti, interrogazioni, mozioni, che abbiamo più presenza alle commissioni e soprattutto facciamo anche presenze di sostanza, portando delle idee, portando dei progetti. Quindi noi stiamo dedicando la nostra vita alla causa. Però certo, anche dal punto di vista umano non è facile, perché chiaramente affrontare una situazione così ti porta a pensare a come è stata gestita la nostra città negli ultimi 20-30 anni, qual è il destino del nostro paese. Non è, insomma, è un bell'onore, ma anche un bell'onere. Marino, che sindaco è? Questo lo dovreste chiedere alla sua maggioranza, ma non lo so, noi chiaramente abbiamo poi una visione, diciamo, degli anni massima dall'esterno. Forse su alcuni punti ha portato una discontinuità, su altri meno, come ad esempio il discorso del suo staff, che se non sbaglio è arrivato alla cifra record dello staff di Alemanno, o comunque l'ha superata. Quindi magari da questo punto di vista non c'è stata una grossa differenza. Forse su altri punti invece sta cercando di agire in maniera energica, in maniera differente rispetto al passato. Non lo so, giudicheranno i cittadini di cui noi siamo portavoce.